Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo Vlogmas. Oggi c'è sta luce strana, quindi ve la beccate così. Comunque mi sono letteralmente svegliata 10 minuti fa. Non mi succede mai di svegliarmi così tardi, però ieri sono andata a dormire. Mi sono messa a letto alle 5:20 di mattina, quindi diciamo che ci sta. Non mi sono neanche ancora lavata il viso per farvi capire. Devo editare il vlogmas di ieri, devo fare un sacco di cose. Ieri, proprio più di tutti gli altri giorni, avevo sonno perché mi si chiudevano gli occhi, però non riuscivo a mettermi a dormire perché stavo guardando cose. Vabbè, mi sono persa. E quindi niente, adesso mi lavo il viso. Ecco, questo è un dilemma che non mi sono mai posta perché io non mi alzo mai a quest'ora. Fai direttamente pranzo o fai anche la colazione? Penso che pranzerò visto che è luna. Però stranamente ho una bella pelle oggi, quindi non lo so. Vedete, la skincare di ieri ha dato i suoi frutti. Allora, sto preparando la carbonara ai miei, quindi sto preparando un po' di cose. Qua per me sto facendo le zucchine, praticamente le ho frullate col frullatore perché non c'avevo voglia, quindi è venuta tipo una pappetta, però vabbè. Nel mentre mi sono fatta un uovo, sto letteralmente mangiando così. E questi, che non sono per niente piccanti, ma mi sa che ho preso la versione non piccante. Allora, poche semplici regole per la vostra carbonara perfetta. Risottare sempre la pasta con un po' di acqua di cottura. Quando sta per essere cotta, insomma, come più vi piace, io la tengo super al dente. Quando poi questa acquetta si va un po' a ritirare, ci andiamo a mettere il guanciale, no pancetta, guanciale, con tutto il suo grassino. E per ultimo si aggiunge poi la cremina di tuorli, metà parmigiano, metà pecorino. Ah, mi raccomando una cosa che è un segreto magari stupido, ma che vi cambia vita. Quando versate l'uovo, non deve mai stare sul fuoco la padella. Cercate di mantenerlo superiormente. La mantecate per bene e dovreste avere una cosa del genere. Guardate quanto è gialla, guardate quanto è cremosa. Diciamo non è tra le mie creazioni migliori, però per averla fatta così all'ultimo ci sta. Non smetterò mai, mai di condividere la ricetta della carbonara, perché veramente la gente la sbaglia sempre, ma è la cosa più semplice del mondo. Cioè vi basta veramente sapere questi due trucchetti, fare la cremina, quella lì di tuorli, e l'avete fatto, cioè mi raccomando, non deludete. Mi sto facendo un tè barra tisana, non ho ancora capito che cos'è, che sarebbe questa qui, l'ho comprata un'altra volta, non l'avevo ancora aperta. Mi avete detto che è buonissima, quindi proviamo con frutta secca in pezzi, addirittura sarà dentro la bustina. Boh, io non vedo niente. Qua c'è qualcuno che mente. Ho appena caricato il vlogmas di oggi alle 5 e mezza, ma ce l'ho fatta. Oggi ho ritardato un pochino tutto quanto per il fatto appunto che mi sono svegliata tardi. Poi è buio, fa freddo, cioè ma che è sto inverno? Che avete deciso di fare? Non ho capito. Questi giorni è una noia. Infatti ero tentata di non caricare questo vlogmas che voi state, penso starete vedendo, però ho detto no, devo condividere la parabola della carbonara, quindi a qualsiasi costo lo devo pubblicare. Questi giorni mi perdo proprio in un bicchiere d'acqua. Prendo qualche biscottino, chiamo di lasciare la bustina così prende più gusto. Poi in realtà penso mi cercherò qualcosa da vedere. Tra l'altro guardate che carino il mio sfondo che si muove. Penso recupererò i video questi qua, i vlogmas di Wilbush che non ho visto. Comunque penso non mi fiderò più di voi perché mi avete detto che sta cosa era buona. È amara. Ha un retrogusto di cacao, sì. Però non mi soddisfa, non è consigliata. Almeno al primo assaggio non è consigliata. Comunque, riguardo l'altro giorno, alla fine ho ritrovato la storia di Namjoon dove mangiava. Vi ricordate quegli snacchini che avevo preso dal coreano? Quelli ricoperti di arachidi, erano questi qua, vedete? Boni, ci tornerei solo a prendere quelli. No, non è vero. In realtà questi giorni ho fatto parecchio uso di tutto quello che ho comprato. Anche voi mi avete consigliato altri market da andare a vedere, eccetera. Quindi poi appena finirò tutto quanto, sicuramente ci ripasseremo. Devo ancora provare a fare il tteokbokki però, che è una delle mie cose preferite. Se non avete presente che cos'è il tteokbokki, è quello con la rice cake. Madonna, sembra una vita fa, ripeto, sono 10 giorni. A Los Angeles me l'ero preso, vedete? Questo qui è buonissimo. A parte devo ancora rivedermi tutti questi video che ho fatto, cioè non ho proprio il coraggio. Se siamo noi che scleriamo.
strano. Questa sono io sul tetto del nostro palazzo. Perché vi ricordate, vi ho detto che loro avevano l'hotel davanti a noi? Ecco, io quella sera stavo facendo la cretina. Vedete come sventolavo la lucina qua. Perché dico, magari ci vedono. Ma ho trovato la prova. Questa è una delle foto che ha messo Hobby su Weverse. Vedete questo palazzo qua dietro? Ok, tenetelo a mente. Perché questo è uno screen invece del video che ho girato io. Vedete, con lo stesso palazzo. La prova tangibile che eravamo lì, eravamo lì a distanza. Poi vi faccio vedere il mio TikTok preferito del giorno, perché ovviamente poi ce n'è uno al giorno. Cosa è successo in questo lasso di tempo in cui non ci siamo sentiti? Il mio corpo ha avuto un collasso. Letteralmente, io non so che cosa ho oggi. Sono sempre stanca. Ho avuto un mal di testa fortissimo che non mi prendeva da un sacco di tempo. Io soffro molto spesso di emicrania da anni ormai. Però così forte non mi veniva da tempo. Quindi mi sono un po' stesa, ho spento la luce e mi sono un po' ripresa. Tant'è che ho cenato anche tardi perché in realtà non mi andava. Però poi se non mangio niente è peggio. Quindi sì, mi sono mangiata le zucchine che avevo fatto a pranzo e un pezzetto di mozzarella. Se magari il cappuccio non mi copre tutta la faccia. Tra l'altro domani ho la sveglia anche presto. Fammela mettere prima, mi scordo. Alle 11 devo stare in palestra che ricomincio le mie lezioni col personal trainer. Ah, se vi poggio lì c'ha senso. Ah, invece mi spacco il braccio con i piedini dietro. Mi scordo sempre di avere il Kindle, dato che lo tengo nel cassetto vicino al letto. Tant'è che infatti prima mi sono messa anche a leggere un pochino. Più che altro, lo so, don't judge me, devo ancora finire di leggere i libri del Trono di Spade. E quindi mi sono messa un po' più che altro a risondare il terreno, a capire a che punto ero arrivata, perché non è che mi ricordassi più di tanto. Volevo lavarmi i capelli stasera, però poi ho detto appunto domani tanto vado a fare la lezione, una cosa e l'altra, torno, faccio la doccia e via. Quindi sì, sarà cosa di domani. Tra l'altro stavo leggendo tutti i vostri commenti, quello dove mi sono un po' aperta e mi sono messa a farvi tutto quel discorso col flusso di pensiero, vi ricordate? Sono rimasta veramente tanto, non sorpresa, soddisfatta dai vostri commenti, dalle vostre considerazioni. Mi ha fatto veramente tanto piacere, soprattutto che poi molti mi abbiano anche poi scritto su Instagram, perché magari, non lo so, non volevano scrivere un commento pubblico. Quindi di essere in qualche modo riuscita ad incanalare quelli che sono anche un po' i vostri sentimenti. E ci sono state, ovviamente io li ho letti tutti, c'è chi ha scritto cose che mi hanno colpito particolarmente. Una ragazza mi ha scritto: esiste un'Ilaria di prima e ne esiste una di adesso. È la stessa persona, semplicemente è cresciuta, ha trovato un suo equilibrio. Probabilmente ci sarà anche un'Ilaria dopo. Giustissimo. Poi riguarda tutto il discorso che ho fatto. Amare qualcosa, qualcuno. Mi scrive anche, e questa cosa è bellissima: vi invito, è una cosa generale, vi invito a cercare qualcosa in cui credere, in cui rifugiarvi, un pensiero felice a cui fare riferimento. Qualsiasi cosa fa bene al cuore. È vero. Poi mi avete tutti, praticamente tutti, scritto: apprezzate molto che io sia rimasta una persona vera e buona. Direi meno male, anche perché avrei dovuto non esserlo. L'importante è che tu sia felice, vederti così felice mi trasmette delle emozioni bellissime. Noi dall'altra parte dello schermo lo percepiamo appieno, meno male anche questo. Io mi rivedo tanto in te. In realtà questa è una cosa che mi scrivete molto spesso e mi fa strano se mi fermo a pensarci, perché ieri stavo parlando con una ragazza e mi ha detto: Ila, ma come parli in maniera molto aperta, molto tranquilla del fatto del peso, delle operazioni, eccetera eccetera? Sarà che sono tanti anni che io condivido la mia vita con voi tramite i social, tramite i video, e quindi ormai non ho più, no, questo tabù di dire le cose, qualsiasi cosa, insomma, lo sapete, io vi dico praticamente quasi tutto. Però a volte dovrei effettivamente fermarmi un attimo un po' più a riflettere e a dire: Ilaria, cioè queste cose che tu stai dicendo andranno tipo pubbliche ovunque, c'è gente che le ascolta,
realtà c'è gente che magari appunto sta passando le stesse tue cose o sta avendo le tue stesse sensazioni, quindi si può ritrovare in quello che dici, puoi essere utile in qualche modo. A volte sì, devo un po' fare un reminder di questa cosa, cioè che io sto parlando a qualcuno effettivamente, c'è sempre qualcuno poi dall'altra parte dello schermo. Ila, sei fantastica, potrei ascoltarti ore ed ore, sei l'unica youtuber che mostra la vita reale di tutti i giorni. Oddio, non credo, spero almeno di no, perché sennò sarebbe grave, però a me fa piacere condividervi la vita nuda e cruda, tanto ragazzi, insomma, ognuno ha i suoi problemi, ognuno ha le sue gioie, non è che ci possiamo inventare chissà che è. Questo tuo breve discorso è stato per me un piccolo calorino alla base del cuore, proprio come dici tu, le tue parole hanno risuonato in me e mi hanno fatto sentire meno sola, e di questo ne sono grata. Oddio, mi metto a piangere, giuro. Questi sono i commenti per cui io continuo a fare quello che faccio e soprattutto lo faccio con piacere. Perché a volte penso, ma che cosa ho di speciale rispetto agli altri? Cioè, perché le persone dovrebbero seguirmi, continuarmi a seguire dopo tutti questi anni, quando anche magari non ho cose interessanti da dire o chissà quale vita appunto io faccio. Però se effettivamente c'è gente che mi scrive queste cose, mi fate credere e pensare che qualcosa di buono effettivamente io lo stia facendo. Quindi grazie Emma per questo commento. Denise mi scrive: sei un'ispirazione per me, ogni giorno non vedo l'ora di mettermi a letto e guardare un tuo video. Sei una persona speciale, ragazze come te, genuine eppure ce ne sono davvero poco. Sei sempre fiera di ciò che sei, un bacio grande. Grazie Denise. Mi fa strano, vi giuro, perché li leggo sempre, però poi quando vedete faccio video del genere dove mi apro un po' di più, dove vi dico qualcosa, no? Poi c'è sempre il riscontro dall'altra parte, quindi mi fa strapiacere. Mi fa piacere anche che tantissime persone mi hanno scritto e mi continuano a scrivere tutti i giorni che grazie ai miei video hanno cominciato a seguire i BTS. BTS, datemi una percentuale sul cachet, per favore, o prendetemi con voi, portatemi ovunque, io vi seguirò sempre con piacere, l'ho sempre detto, cioè io posso fare qualsiasi tipo di lavoro, dal pulisci scarpe all'asciugasudore o a semplicemente assistente, porta caffè, porta bevande, vivande, ma anche le cose più umili, veramente, cioè quelli che vi portano le valigie, autista di auto, basta mi date un navigatore perché non sono molto brava, qualsiasi cosa vi serva, anche a gratis. L'unica cosa, ecco, vi dico, pagatemi vitto alloggio come minimo, poi la mia vita è vostra, Dio. Quindi sì, insomma, mi fa piacere che abbia o stia comunque contribuendo ad ampliare anche solo un pochino il panorama dei BTS, quando volete. Comunque ragazzi, io detto ciò, penso proprio che adesso mi metterò a letto, anche perché è 00:10, oggi vorrei andare a dormire un pelino più presto rispetto al solito, sono provata dalla vita. Quindi grazie per essere stati con me anche oggi, vedremo cosa si prospetterà per il futuro. Quindi per oggi, almeno per oggi, io vi saluto, vi mando un bacio grande e ci vediamo domani.